Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. Avete visto una piccolissima intro, anzi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché potrei implementarla molto facilmente all'interno di qualche altro mio video. Ragazzi, come avrete potuto notare un pochettino dal tremolio della videocamera e dall'impostazione, sono seduto sulla mia scrivania, posizione altamente scomoda, quindi facciamo molto presto. Oggi andremo a parlare di tutti gli aggiornamenti che ho portato al mio desk setup dall'inizio del 2018. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Ed eccoci qui ragazzi, questo è quello che vedete praticamente sul fondo di ogni mio video, a parte quella piccolissima credenza lì e quell'angolo che assolutamente non mi piacciono, ma... Tornando a noi, se vi ricordate, nell'ultimo video del desk setup dove sono andato ad aggiungere questo MacBook ci sono stati tanti, anzi tantissimi aggiornamenti. Direi di partire con questo semplicissimo tavolino qui che, se vi ricordate, è stato partecipe nel video unboxing delle Philips Hue e probabilmente in qualche altro video che al momento non ricordo, che ragazzi è un tavolino costruito artigianalmente, il pannello di sopra è di Ikea, ha pagato 4 euro, che in realtà è un'anta di un armadio, ma questo ci interessa ben poco, e lì sotto ci sono delle gambe in acciaio costruite da me e mio fratello, cosa davvero interessante. È venuto un tavolino molto stabile e direi fantastico, perché posso appoggiarci tutta la mia attrezzatura e tutte le cose che non mi va di tenere sopra la scrivania, quindi davvero mi è utilissimo. Lì c'è il mio maledettissimo termosifone che odio, e qui c'è un altro aggiornamento, ovvero una cartina geografica. Ragazzi, questa è molto particolare, per quale motivo? Perché è una di quelle che si va a grattare via, come potete vedere alcune parti le ho già grattate, ed è una cosa davvero interessante perché potete grattare via tutte le parti che magari volete andarci, che magari ci siete stati, e ragazzi è qualcosa di strepitoso. Come potete vedere, appoggiato su questo pannello di sughero che io posso tranquillamente girare, che ragazzi non lo faccio adesso perché sarebbe un casino, ma posso girarlo e posso appenderci tutti gli appunti dell'università e dei video che magari voglio andare a realizzare. Come potete vedere qui c'è la cartuccia, ovvero dove era alloggiata la cartina, che ragazzi è bellissima anch'essa, vi è utile magari per portare degli appunti o qualsiasi altra cosa del genere, magari un fucile a pompa o altre stupidaggini. A parte gli scherzi ragazzi, vi lascio il link per l'acquisto qui sotto in descrizione, perché è una cosa davvero interessante. Siamo in quadratura perché altrimenti il video diventa scocciante e voi vi scocciate, non lo guardate fino alla fine, e questa è una cosa davvero tristissima. Ma direi di passare all'altro aggiornamento di cui ho fatto qui sul mio desk setup, ovvero l'oro. Sono delle casse studio monitor che ragazzi mi danno la possibilità di ascoltare l'audio soprattutto dei miei video per fare montaggio a tutta forza, e ragazzi mi aiutano davvero tanto. Queste sono le due laterali, qui sotto c'è il centrale e qui di lato ho un piccolissimo subwoofer che c'è del casino sopra, ma lasciamo perdere. Ragazzi, queste, come vi dicevo, mi aiutano tanto a fare i miei video e ragazzi offrono una qualità audio davvero incredibile. Oltretutto sono attaccate al mio MacBook Pro qui e al mio amplificatore qui sotto, che avete visto nell'intro di prima, che ragazzi dà la possibilità di ascoltare un audio davvero incredibile che mi piace. Come vi dicevo, in qualche video fa ho preso questo hub USB Type-C per il mio MacBook, che è davvero strepitoso e funziona una meraviglia. Ma appunto, come vi dicevo e vi rimando al link qui in alto a destra, ha la possibilità di collegarci l'Ethernet, che ragazzi dà la possibilità di navigare alla massima potenza senza alcun problema. Ma purtroppo avevo un singolo cavo Ethernet che arrivava nella mia stanza e l'avevo attaccato già in precedenza alle mie Philips Hue. Quindi ho dovuto acquistare un switch che ragazzi purtroppo non posso farvelo vedere qui in diretta, ma vi lascio qualche immagine qui in sovraimpressione, perché è montato sotto la mia scrivania all'interno di un cassetto che assolutamente non si vede e non crea assolutamente problemi.
Switch mi sembra 6 porte, 4 porte, 5 porte, non ricordo bene, ma vi lascio sempre il link per l'acquisto qui sotto in descrizione. Devo dire che mi sono trovato davvero bene, perché funziona una meraviglia, dà la possibilità di collegare tantissimi porte Ethernet, non si è mai bloccato, internet sempre fluido, lo switcha tranquillamente tra tutti i dispositivi e quindi ragazzi davvero un prodotto consigliatissimo. Bene ragazzi, che dirvi, il video non finisce qui, e no, perché devo parlarvi di loro, le Philips Hue. Me le sono riservate per l'ultimo ma stavo per dimenticarmene. E sì ragazzi, sono loro, sono le Philips Hue, sono le strip monitor. Come potete vedere qui in basso ho il mio bridge, che ragazzi è qualcosa di incredibile, perché funzionano una meraviglia, hanno tantissime impostazioni, danno la possibilità di fare tantissime cose e io infatti ce le faccio praticamente tutti. Potete vedere, ho implementato qui il mio bridge, che ragazzi è in una posizione strategica, perché quando scarico un'applicazione sul mio Mac posso tranquillamente premere il tasto e fare tutto ciò che voglio in maniera super veloce, senza dover andare ad aprire cassetti e roba strana. In realtà mi piaceva anche come design e quindi l'ho implementato lì. Invece per quanto riguarda le strip, le ho messe tutte qui intorno, che è una strip da 2 metri, che ragazzi fa una luminosità incredibile. Come potete vedere lì dietro i LED sono accesi e non fanno assolutamente luce, e guardate la differenza con i LED della Philips. Quelli sono cinesi, questi no. Vi lascio immaginare quello che riescono a riprodurre queste strip. Come potete vedere qui dal mio Mac adesso purtroppo non posso farvi sentire lei Siri, perché maledetti Apple non hanno ancora implementato Apple HomeKit sul Mac. Ma come potete vedere con questa applicazione esterna, che magari vi lascio il link qui sotto in descrizione, potete tranquillamente cambiare tutti i colori, aumentare e diminuire la luminosità, e quindi potete fare davvero tantissime cose. Adesso credo di aver impostato una cosa che non avevo mai visto. È interessante perché fa una rotazione di colori. No, adesso si è fermata, probabilmente si era impallata. Ma a parte gli scherzi ragazzi, direi di passare al mio viso per parlarvi di un'ultima cosa davvero interessante di queste strip. Ed eccoci qui ragazzi. Ebbene sì, vi lascio magari il monitor qui, spero di riuscirmi a vedere in faccia, del monitor praticamente registrato del mio MacBook, perché devo farvi vedere un'applicazione davvero interessante. Questa applicazione dà la possibilità di connettersi con le strip monitor, proprio come l'applicazione che vi ho fatto vedere poco fa, e dà la possibilità di fare davvero una cosa incredibile. Ce ne sono altre a disposizione, questa costa all'incirca 10 euro per sempre o 1 euro al mese, mi sembra, qualcosa del genere. Io l'ho acquistata ragazzi perché fa delle cose incredibili, ovvero dà la possibilità di riprodurre i colori in base a quello che stiamo visualizzando sullo schermo, un po' come le Philips Ambience o qualcosa del genere, che sono praticamente l'implementazione delle Philips con le televisioni, quelle che hanno questa impostazione. Una cosa strana, magari se riesco ve la porto in qualche video e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Come potete vedere potete tranquillamente scegliere su quale monitor andare ad impostare praticamente questi colori, che ragazzi è qualcosa di incredibile. Insomma, queste Philips sono bellissime e sono davvero un cambio radicale per quanto riguarda la luminosità all'interno di una stanza. Io vorrei prendere anche una lampadina, ma devo ancora scegliere, e dico ancora scegliere ragazzi, la lampada da mettere qui sul mio desk setup, e quindi sto aspettando un pochettino per avere la possibilità di andare girando e cercare quella che io voglio. Bene ragazzi, che dirvi, il video finisce qui. Se questo vi è piaciuto lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se non l'avete ancora fatto. Io chiedo perdono per il tremolio della camera, ma questi sono i vlog e purtroppo questo dobbiamo prenderci dalla casa. Non ho uno stabilizzatore, è vero, potrei averlo, ma costa soldi e devo prima acquistare una fotocamera adatta. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, commentatemi qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate del mio desk setup, quali consigli mi date praticamente per migliorarlo e soprattutto quali migliorie vorreste vedere. Io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.